Sì, noi abbiamo inteso come scuola procedere ad un'attività, ad organizzare un'attività di formazione che potesse, come dire, affrontare questa tematica della sindrome ADHD, che ormai è abbastanza frequente nella scuola. D'altronde lo è sempre stata, forse non ha mai avuto quella giusta attenzione che invece adesso le attività di formazione e soprattutto la nuova idea di scuola inclusiva deve avere. Noi vogliamo con questa attività di formazione coinvolgere tutte le scuole sempre di più, cercando di vivere veramente la scuola secondo dei valori di partecipazione, di condivisione. Soprattutto vogliamo fare in modo che passi una nuova idea di educability all'insegna della inclusività, non all'insegna della selezione, per cui noi vogliamo dare un piccolo contributo in tal senso e cercare di dare una mano anche alle famiglie, perché le famiglie di questi bambini che vivono un disagio particolare sono spesso abbandonate, non si sentono accolte, non si sentono capite dal corpo docente, non si sentono capite dalla scuola, che spesso cerca di non è in grado di affrontare i bisogni speciali di questi loro figlioli. Allora, con un'attività di formazione mirata noi possiamo fare di più, possiamo affiancare le famiglie nella loro missione educativa e possiamo offrire un contributo affinché si realizzi veramente la mission della scuola, che è il successo formativo di tutti e di ciascuno. Il disturbo da deficit dell'attenzione, iperattività e impulsività sono una serie di disturbi che rientrano nel comportamento, nelle alterazioni del comportamento, e hanno una frequenza di un caso su 100 bambini in forma severa, invece 3-5 casi in forma non severa. Sono un disturbo che incide molto sull'apprendimento scolastico, perché sono bambini che hanno difficoltà a concentrarsi, hanno tempi di attenzione molto brevi, per cui si distraggono facilmente. Chiaramente questo inficia molto l'apprendimento didattico, e inoltre a questo poi si aggiunge l'iperattività e l'impulsività, per cui non riescono a star fermi, si muovono in continuazione, disturbano gli altri, e questo porta a una serie di eventi a cascata che poi alla fine creano frustrazione, abbassamento dell'autostima, fino a disturbi un po' più gravi sulla personalità. Allora, a scuola intanto è importante l'integrazione con i vari servizi sul territorio, quindi le varie istituzioni, perché l'approccio deve essere globale. Quindi le nostre unità operative, la scuola e la famiglia devono lavorare insieme con dei programmi condivisi. Alla scuola si danno tutta una serie di consigli su come rapportarsi con i bambini con tali problematiche. Quindi gli interventi sono diversi, psicoeducativo e di parent training ai genitori. Ai bambini idem, una psicoeducazione, una terapia cognitivo-comportamentale, agli insegnanti psicoeducazione e training agli insegnanti, dove psicoeducazione sta soprattutto informarli sulla patologia, sul disturbo e su come affrontarlo.